Fazio, il grande conduttore di Rai 3, dopo 20 anni che prende 1,8 milioni all'anno, quest'anno, chissà perché, dice con un tweet, la supercazzola. Una supercazzola che però è una di quelle cose che ovviamente una sola persona al mondo riesce a conoscere bene e a comprendere bene, e l'altro grande supercazzolaro, e cioè il Conte Mascetti, l'amministratore delegato per mancanza di titoli della RAI. Il Conte Mascetti capisce bene la supercazzola di Fazio, perché Fazio gli scade il contratto a maggio-giugno di quest'anno e dice: adesso mi produco da solo, come per dire, se ci sarà mai il limite di 240.000 euro per gli artisti, che per me è una stronzata, ma se mai dovesse esserci questo limite, state attenti che mi produco da solo. Questa roba la scrive Laura Rio sul Giornale. Diverso invece l'atteggiamento di Repubblica, che voglio dire di supercazzole di Fazio e del Conte Mascetti se ne intende, dice che Fazio in realtà resterebbe nella RAI, ma certamente non al valore di 240.000 euro. Facci, nella sua rubrica molto divertente oggi, dice: ma perché gli italiani se la prendono sempre, la politica, i giornalisti, il giornalismo unico se la prende sempre con quei politici che dicono delle cose semmai banali ma chiare? Dice: è normale che giocare a calcetto serve, cioè sostanzialmente la cosa che ha detto Poletti è una cosa per cui le relazioni, cioè se a me viene al giornale o mi viene un curriculum di uno che ha 110 lode nella scuola di giornalismo della LUIS, per intendere una di quelle scuole di giornalismo per cui bisogna stare lontani, ecco, se uno viene con 110 lode e l'unica cosa che nella vita ha fatto è scrivere dei pezzi per il giornaletto della LUIS, secondo voi quel ragazzo è in grado di lavorare in un giornale, o è più in grado un ragazzo che è stato sul marciapiede, che ha visto, ha portato notizie, ha lavorato per i giornaletti della sua provincia sfigata ma importantissima? Ecco, è più importante quello o lo studente che ha lavorato, cioè quello che si è fatto le relazioni con le questure, le relazioni con i giornalisti, le telefonate, sa come mandare un curriculum? L'altro giorno mi ha mandato uno della LUIS, adesso ve la racconto, che mi ha detto che sono un maleducato, mi ha mandato sulla mia numero di telefono personale, sul mio numero di telefono personale, mi ha chiesto il numero di telefono di Gianluca Vacchi perché l'avevo intervistato a Mediaset. Io non gli ho risposto, tra l'altro mi sembra che fosse il giorno della puntata, martedì, mercoledì, e lui mi ha risposto: ah, tu vuoi migliorare l'Italia, neanche rispondi alle telefonate. Io a sto cretino gli ho risposto: scusami, almeno firmati, almeno dimmi chi sei, ciao, sono Francesco Rossi, no, sono della LUIS, non è che porromi del numero di cellulare di Vacchi, ecco. Perfetto, questi sono quelli che devono essere presi a calci nel sedere, come diceva Michel Martone e come cita oggi Facci, e cioè dice: sti bamboccioni, non lui per carità, magari c'ha 20 anni, è soltanto inesperto, e dice, Facci, quando Michel Martone diceva che se un ragazzo ancora a 28 anni sta all'università, qualcosa non funziona, visto che in tutto il resto d'Europa a 24 anni già sei fuori dall'università. Vabbè, mi sto antipatico se dico questa cosa, ma penso che molti di voi capiranno il senso di quello che sto dicendo.